Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, City Report, via Forze Armate, oggi staremo in giro un po' per Baggio. Zona rossa, abbiamo bevuto un bicchiere di latte e volevamo buttarlo, ma guardate purtroppo qual è la situazione. E poi vi aggiorneremo anche su quello che è successo con i cittadini che ci hanno detto delle cose, ma andiamo avanti perché le cose da vedere sono tante e chi si candiderà al nuovo consiglio comunale, direi che gli stiamo dando un buono spunto sul da partire, il da farsi, una parte, non tutto sicuramente, andiamo. Il discorso è, quando è che ha preso fuoco sta roba qui? Sabato sera. Ma si è saputo perché hanno premesso fuoco sta roba? Allora, io da notizie da... non ne ho in preciso, mi hanno solamente avvisato che stavano bruciando tre cassonetti. E gli inquilini qua li hanno tirati, gli ho detto tirateli fuoco, ho detto chiamate subito i pompieri perché ci sono le auto, l'hanno rischio di... E loro hanno pensato bene che hanno fatto una cosa, hanno, nonostante col fuoco tutto li hanno tirati fuori, basta. Quindi questi cassonetti stavano dentro in realtà? Sì, sono quelli là. Sono stati messi fuori dagli inquilini perché hanno chiamato i pompieri. Sì. Hanno chiamato i pompieri, poi sono arrivati i pompieri, i vigili urbani, ho visto. E anche per sapere in generale perché tra Capodanno e le prime settimane di gennaio è successo di tutto, hanno messo fuoco macchine, cassonetti, hanno dato il divieto di fare i fuochi, poi qualcuno ha sparato lo stesso i fuochi, ma è successo di tutto in alternativa. Vabbè, dimmi una cosa interessante visto che ci siamo trovati. Non c'è niente interessante, guarda, lui ti potrebbe dire qualcosa di più interessante perché lui faceva il responsabile in un altro quartiere, è dovuto scappare da quel quartiere e è venuto qui da noi. Quarti. Via Quarti, conosco la situazione di Via Quarti, ho visto. Ma voi cosa siete? City Report. Ah, della City. Sì, sì, noi siamo indipendenti, non siamo né Rai né Media. No, noi bastoniamo a destra e a sinistra come capita perché è giusto che si muovano. No, ma sì, come ha solo un bastone, sotto lì è già un erbo io. Come si chiama? Conosci? Nel Debbio? Ciao. Sì. E non ci sono andato perché poi là ti mettono il microfono e tutto lo tirano lì. Guarda, ti do una notizia, mi hanno invitato anche a me due volte, la seconda volta che mi hanno invitato, siccome ho detto qualcosa a qualcuno dei politici che era presente e la gente dietro, che alcuni vivevano nei vari quartieri, Quinto Romano eccetera, mi hanno detto che non era conveniente fare queste cose qui, quindi sono contentissimo di venire qui e vedere la gente a caso, nel senso quella che trovo, quella che li vive veramente i quartieri. Ma purtroppo è un discorso Va bene, dai, dei quartieri dell'Aller, un po' è l'Aller che trascura il posto. Perché adesso hanno cambiato, non so se sai, hanno cambiato l'assessore alla casa che era quel Bolognini. Bolognini non c'è più. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro che è più o meno della stessa famiglia. Quindi speriamo che le cose cambino. Perché il vero problema delle case Aller, io ti dico, ieri notte sono stato sui Navigli in via Gola. Sì, ancora un quartiere ancora più. Ok, via Bolla, Giambellino, ieri ci sono state quattro occupazioni in una notte sola, eccetera. Il problema rimane sempre quello, fa freddo, la gente in giro c'è, gli affitti sono cari, c'è anche la crisi economica, o assegni e quindi la casa è occupata, la puoi assegnare anche temporaneamente. Ma se tu le lasci libere così, non hai un'alternativa alle persone dove andare a vivere. È logico che qualcuno se trova un buco ci si infila dentro. Perché l'illegalità da che cosa è creata? Dal disagio delle persone. Allora, scusi, se tu il disagio delle persone non lo... Questo è un discorso molto vecchio di 25 anni fa. A Milano c'erano già allora, 10 anni fa, 23.000 sfratti. Adesso siamo arrivati a quasi a 30.000 sfratti. Però c'è il blocco fino ad aprile. Ok, e quindi da 25 anni a questa parte, i governi cosa hanno fatto? Questi lombardi e quelli nazionali? Non hanno costruite case, non c'è stato un programma delle case. Quindi se viene a mancare un programma delle case è normale che poi dall'altra parte vanno a occupare. Poi ci sono problemi
di famiglie che rimangono a casa disoccupate e diventa una cosa un po'... Ti dico l'ultima cosa e ti lascio andare. Sì. Hai perfettamente ragione, perché l'ultimo piano case serio, grande, che mi ricordo è quello Fanfani, o sbaglio? Esatto, sì. Fanfani è stato l'ultimo. Che è stato l'ultimo. Piaccia o non piaccia, l'ultimo piano case è rimasto quello. Grazie a tutti. Niente. Alla prossima, poi vi chiamo. Bologna solamente fa pressione a quelli dell'Aler di non stare seduti su una sedia e di non essere degli egoisti. Perché quando tu li chiami, entra da un orecchio e esce dall'altro. Sì, adesso hanno fatto poi l'ultima cosa, hanno fatto un piano di ristrutturazione, il governo Conte che c'è adesso, ha fatto un piano per la ristrutturazione al 110%. Vediamo quante case sono capaci di ristrutturare, visto che ci hanno... Sì, sono hanno entrati nel piano, sono entrati. Io sto cercando... Io ho sentito che ci sono solo 3 quartieri nel piano e ne abbiamo almeno 19 che hanno bisogno di lavori. San Siro, Lorenteggio... Lorenteggio perché hanno portato la metropolitana, diciamo anche il senso, perché ci hanno portato la metropolitana, sai, dà fastidio che uno scende dalla metropolitana e si vede gli stabili spaccati. Fanno la manutenzione, c'è niente... Quanti anni è che manca la manutenzione qui in via Forza Armata? Da quando sono, da quando sono state create, guarda propria, basta, siamo a posto così. È una vita. Grazie. Il discorso è quello là. Ti ringrazio. Manutenzione zero. Noi gliela portiamo, così almeno si danno un'occhiata, visto che adesso sono in campagna elettorale, no? Almeno magari si ricordano, perché qualcosa in campagna elettorale me la stanno muovendo, eh? Lo so. Perché per esempio dietro l'Esselunga c'era un campo rom sui binari della ferrovia della Trenord. Tempo 3 settimane, sono andati, hanno sbaraccato, hanno buttato giù tutto con le ruspe, hanno murato un'opera incredibile. Cosa che di solito, se non c'è campagna elettorale, dura 3 anni. Guarda, lui è l'eroe, quello lì che ha tirato fuori i bidoni da, con il fuoco e tutto, li ha messi qua fuori. Va bene. Poi lui, hanno tutti da criticare, però è quello che... e non abita neanche qua. Ma funziona così, spesso chi mette a posto certe situazioni perché ha un buon cuore, ha buona volontà, magari non abita e non ha interesse neanche nella zona. Io ti posso dire l'ultima cosa. Qui fino a poco tempo fa era un quartiere, non dico modello, ma insomma in confronto a tanti altri quartieri popolari era un po' più su. Ultimamente è sceso a zero. È sceso a zero e più andremo avanti e più sarà peggio. Ma il fatto che hanno sgomberato qui davanti, hanno demolito, va cambiato qualcosa? Niente, assolutamente niente, assolutamente anzi niente. Peggio, perché vanno a dormire adesso che non ci sono più le costruzioni. Certo. Questi cavoli. No, perché io c'ero stato, ragazzi, siamo in Italia qui, non siamo in una parte, non cambierà mai il mondo. Vabbè, sì, però se io quando ti chiamo e ti dico vieni un attimo in quartiere a vedere le cose, se non cambiano, allora, sono politica, io ho 30 anni che chiedo che venga fatta una struttura chiusa per la raccolta differenziata e tutti i resti, come esiste in molti spazi dell'Aler a Milano popolare. Forse uno è ancora dei pochi posti dove è rimasto che la raccolta differenziata non esiste. Qui ognuno butta dentro cartone, vetro, quello che ha vuole. Via Forze Armate 179, per chi non sapesse. Poi c'è qualcuno di buona volontà che utilizza mettere il vetro, la plastica e via discorrendo. Perché il vero problema non è manco la raccolta differenziata in certi quartieri, è proprio il fatto che non esistono le case, quindi succede di tutto. Sì, ma si può tenere all'aria aperta una discarica? Questo assolutamente no, nella città del bosco verticale direi che... Ma quel verde lì l'abbiamo messo noi inquilini con i nostri soldi, i nostri risparmi, l'abbiamo fatto noi per tenere un po' nascosto anche tutto il resto, ma se no non ci sarebbe nulla, sarebbe tutta l'aria aperta. Dopo 30 anni che continua a combattere non si riesce a fare una struttura. Ma avete contattato l'Aler, ok, avete contattato anche tutti gli altri. È 30 anni che lotto, tutte le volte da lottare, sì, veniamo. Municipio sì. L'avete chiamato, giusto per sapere? Vabbè, mi basta la... ok. Ti lascio andare. Grazie della partecipazione. Andiamo avanti. Stiamo ritornando in Piazza d'Armi, abbiamo avuto delle segnalazioni, da un po' di tempo anche il nostro Dion Frank, che è di zona, ci ha raccontato un po' di cose. Stiamo andando a vedere che cosa succede dopo la demolizione fatta un po' di tempo fa. Pare che ci sia ancora della gente che occupa abusivamente e svolge le sue attività illecite all'interno di questa struttura ex militare. Andiamo a vedere che succede. Thank you.
Ed eccoci, abbiamo già trovato il primo varco, siamo in via... Questa è via Olivieri. Ok, via Olivieri, non volevo sbagliare, facciamo una passata veloce per farvi vedere quali sono le problematiche, è stata già rioccupata, hanno tagliato, vi forniremo delle altre immagini, seguiteci, puntata particolare sui problemi di Baggio, andiamo. Cari amici, siamo entrati nuovamente in Piazza d'Armi dopo quasi un annetto, lì vedete l'apertura e andiamo a vedere quelle costruzioni che avete visto nelle immagini a distanza da Paolo Rusconi. Ci avviciniamo, andiamo insieme. E siamo entrati al fianco di via Olivieri, come vedete c'è anche l'autobus 49, più di uno, e andiamo a seguire le informazioni, le notizie che ci sono state date dai cittadini, ma che abbiamo visto anche noi, di diversi scavalcamenti durante la notte, la rete l'avete già vista tagliata perché pare che ci sia ancora gente che dorme all'interno di Piazza d'Armi. Andiamo a vedere. Bene, ci stiamo avvicinando, come vedete questa è una delle strutture incriminate. Stiamo percorrendo la via Olivieri, siamo entrati, stiamo vedendo tutti i caseggiati che sono rimasti in piedi dell'ex caserma e alcuni di questi ci hanno segnalato che sono presenza di abusivi, persone che entrano qui per pernottare e fare altro. Adesso andiamo a vedere insieme a Paolo Rusconi e Friend Diamond, siamo a Baggio. Bene, da quanto stiamo vedendo la presenza sembra che sia constatata. Adesso entriamo, addirittura c'è la porta centrale aperta e anche la laterale, come vedete una e una due. Qui tra l'altro troviamo le solite bottiglie di urina. E amici di City Report, entriamo per voi in esclusiva dentro quello che è rimasto delle case in Piazza d'Armi. Andiamo. E stiamo entrando nella prima stanza, nel primo complesso qui in Piazza d'Armi e guardate cosa troviamo, già il primo pernotto. Come potete vedere c'è anche del pane. Insomma, che dirvi, le segnalazioni ai cittadini non sono sbagliate e City Report le segue sempre, ma proseguiamo perché ce ne saranno ancora altre. Vi ricordo che siamo al ritorno in Piazza d'Armi dopo un anno dallo sgombero. Qui tra l'altro... Qui tra l'altro vorrei segnalare che nel mentre che passavamo da un edificio all'altro, guardate, è tutto bagnato per terra. Guardate. Vedete? Roba fresca di qualcuno che è venuto, molto probabilmente una di queste persone che soggiornava qui, che aveva qualcosa da portare via, visto che ci ha visto entrare. Comunque, continuiamo con le immagini di Paolo Rusconi, siamo dentro Piazza d'Armi. Thank you.
mancare anche la lattina della Coca-Cola. Insomma, questa giornata in Piazza d'Armi, inizio 2021, gennaio, lockdown. Lockdown non per tutti, qui si rientra e si pernotta. Ritorno alla legalità, City Report ritorna a Piazza d'Armi dopo un anno e mezzo insieme a Paolo Rusconi e Friend Diamond. Avete già potuto vedere porte aperte, reti tagliati, dei pernotti, ma stiamo proseguendo, ne vedrete ancora delle altre, seguiteci. City Report!